Siamo al momento della discussione dei programmi per quanto riguarda l'attività amministrativa. Shell è al tavolo, se vogliamo dire così, di quei gruppi, di quei partiti, di quei movimenti che cercano un accordo per sostenere il sindaco Carlo Della Pepa. Voi però avete presentato un vostro programma che ha delle priorità sul quale vi confronterete. Sì, è un nostro programma che abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook, in modo tale che chiunque può integrarla, perché già una prima differenza probabilmente è quella che noi riteniamo che la democrazia parta dal basso e quindi ci sia la necessità del coinvolgimento di tutto il territorio sulle proposte politiche e che sia necessario quando ci sono delle decisioni importanti da prendere che comunque i cittadini vengano interpellati nel giusto tempo e nei giusti modi per poter far esprimere al territorio le proprie volontà. Potremmo dire che su qualcosa forse non siamo allineati in questo tavolo o perlomeno ci potrebbero essere delle discussioni sicuramente fra tutti i componenti della coalizione, mi riferisco ad esempio a Montenavale, sicuramente la nostra posizione sulle grandi opere a partire dalla TAV e qui naturalmente sul territorio parlando di Montenavale è molto netta e è decisa, preferiamo che interventi siano fatti, ma naturalmente in modo più differenziati, microprocessi, dal trasporto ferroviario alla mobilità sostenibile, quindi alle piste ciclabili, al pool sharing, a tutte quelle attività appunto che rendano più sostenibile la mobilità, che sicuramente una grande opera non rende sul territorio. Sicuramente il piano regolatore è un po' quello che racchiude tutte le principali riflessioni e noi su quello abbiamo delle posizioni precise, nette e quindi secondo noi il lavoro che si deve creare non si deve creare attraverso espansioni ulteriori e cementificazioni diffuse, ma appunto deve essere creato su tutta un'altra serie di aspettative e attività che vanno dalle incentivazioni da parte dell'amministrazione per tutto quello che riguarda il non manufatturiero, quindi dalla cultura all'artigianato, alla realizzazione di iniziative per il commercio e a naturalmente sostenere attraverso un impegno proattivo non solo di consulenza in un momento così di crisi anche all'interno dell'azienda del manufatturiero sostenendo l'innovazione e la ricerca. Dal confronto dei programmi dovrebbe venire fuori il programma di sostegno al sindaco. Siete ottimisti su questa possibilità? Ma sicuramente l'obiettivo è quello di riunire il fra virgolette centro-sinistra e dove per centro-sinistra c'è secondo me anche tutta una serie di associazioni impegnate sul territorio e qui ad Ivrea possiamo essere fortunati, siamo fortunati da quel punto di vista perché secondo me tutta una serie di associazioni fanno un grandissimo lavoro di cui Ivrea beneficia ogni giorno e secondo me sono fra gli attori principali e dovranno essere fra gli attori principali di questo programma. Noi vogliamo provare a rappresentarli e quindi io sono ottimista, mi auguro che prevalga il concetto di centro-sinistra, noi siamo Sinistra Ecologia e Libertà, quindi che ci sia come obiettivo primario l'ambiente. L'ambiente non fine a se stesso, quindi, ma un ambiente che ci dia la possibilità in una conversione economica e energetica di creare posti di lavoro e per le riqualificazioni energetiche, no? Rendere i nostri edifici un minor colabrodo di quello che sono attualmente. Ecco, sicuramente ci sono degli aspetti legati all'ecologia, all'ambiente, che contrassegnano Selle Porediese, ci sono degli aspetti che riguardano i diritti che contrassegnano lo stesso Selle e quindi ci sono alcuni punti su cui
noi cercheremo di trovare delle posizioni comuni e che comunque ci contraddistinguono, e quindi immagino alle coppie di fatto piuttosto che ai diritti dei migranti.